Ciao e benvenuti, sono Gemma dell'Accademia Europea di Manga. Nel workshop di oggi parleremo della colorazione dei capelli. Come sempre, venite a farci vedere i vostri lavori sul gruppo Facebook Manga Workshop, dove potrete parlare con i nostri insegnanti e chiedere loro correzioni e consigli. I materiali di oggi sono i Copic, fogli spessi adatti alla colorazione, bianchetto per le rifiniture e le matite colorate per aiutarvi con le sfumature. Per i capelli è importante colorare per ciocche e non ogni singolo filo. Ogni ciocca segue la forma sferica della testa e di conseguenza ci sarà una luce diffusa che gira più o meno all'altezza della fronte, come una corona. Non solo, questi riflessi saranno anche nei punti dove i capelli si gonfiano e dove sono maggiormente esposti alla luce. I punti di ombra invece saranno le ciocche nascoste dietro il collo, al centro della riga dei capelli, dove rientrano, e nei punti nascosti da altri elementi, per esempio di ciocche che si sovrappongono. I riflessi seguono la forma del capello, quindi fate attenzione a come si muovono, soprattutto se sono mossi o ricci. La forma dei riflessi può essere più o meno stilizzata. Se li disegnate con una linea continua, daranno un effetto cartoon. Se invece li immaginate come delle piccole punte che si incastrano fra loro, sembreranno più dettagliati. Potete aumentare il numero e l'intensità delle punte per dare invece un effetto abbastanza realistico. Per i capelli possono andare bene 3 o 4 colori. L'ultimo colore, nel mio caso, sarà per le rifiniture, ma voi potete fermarvi al terzo se ne avete pochi e aiutarvi invece con le matite colorate. Partite con quello più chiaro e lasciate già i riflessi bianchi nelle parti di cui abbiamo parlato. Assecondate il movimento e la forma delle ciocche, mi raccomando. È utilissimo ruotare il foglio mentre colorate, così potete stare più comodi quando stendete il colore. Mettete il colore più scuro solo nelle parti in ombra, facendo attenzione a non coprire troppo i riflessi. Se non siete sicuri di come colorare, allontanatevi leggermente dal foglio e guardate bene le forme.
i capelli scuri, i riflessi sono ancora più importanti perché saranno molto netti e luminosi. Partite sempre con il colore chiaro e date la vostra base alla colorazione. In questo caso ho cercato di farli più netti per accentuare le ciocche lisce e la lucentezza. Con la punta fine del Copic potete aggiungere dei fili di capelli che si staccano dalle ciocche principali per renderli spettinati. Questo effetto viene molto bene con i capelli tendenti al nero. Per la terza colorazione abbiamo una pettinatura. I capelli sono acconciati in dread, delle trecce molto spesse e grosse. Per ricrearne l'effetto, passiamo il colore in piccoli trattini o virgolette, lasciando degli spazi bianchi che assecondino la rotondità della forma. Ovviamente vale sempre la regola della luce, quindi la parte più esposta della testa sarà comunque più luminosa. Per distinguere
Per distinguere le ciocche, ripasso le linee del disegno col colore più scuro. Se avete perso la forma, ricordate il bianco, sarà fondamentale per far venire fuori nuovamente i punti di luce. Adesso le nostre illustrazioni sono completate. Ricordate che potete sempre venire a trovarci sul nostro gruppo Facebook per parlare con gli insegnanti e ricevere correzioni dei vostri lavori. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo workshop. A presto!